Il controllo del mercato era quasi militare, le vedette dei boss assicuravano il buon andamento degli affari, ma le telecamere piazzate dai carabinieri della compagnia di Piazza Verdi di Palermo sono riuscite comunque a svelare il business della droga. Sono 22 le ordinanze scattate nella notte, 7 persone sono andate in carcere, 8 ai domiciliari, 7 hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per tutti l'accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. A guidare il gruppo c'era Silvio Mazzucco, già condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso nel 2011, e Giovanni Rau, sorpreso nel passato in rapporti di ottima frequentazione con i boss Francesco Paolo Loiacono e Salvatore Mulè. Entrambi i capi del gruppo sono ritenuti vicini alla famiglia mafiosa di Palermo Centro. Erano loro che si occupavano di tutti gli aspetti del business droga a Ballarò, avevano a disposizione un'efficiente rete di pusher e vedette. Con l'operazione di oggi, spiegano i carabinieri del comando provinciale di Palermo, viene decapitata una consorteria criminale che gestiva con meticolosa organizzazione e rigido controllo del territorio lo spaccio della droga in un quartiere, quello di Ballarò, nel quale si trovano diversi istituti scolastici e che risulta visitato ogni giorno da migliaia di turisti.